Barbara D'Urso fa piangere Placido Domingo, cosa è successo? Placido Domingo si emoziona da Barbara D'Urso, il motivo? Barbara D'Urso lo aveva annunciato durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, ed è stato così. Placido Domingo ha infatti fatto oggi il suo glorioso ingresso all'interno dello studio di Domenica Live. L'intervista fatta dalla conduttrice napoletana è stata molto toccante, e Barbara attraverso dei video ha percorso insieme al suo ospite e ai telespettatori di Canale 5 tutta la carriera del famoso tenore. Inoltre, tre sono stati i colleghi di Placido che hanno voluto dedicargli qualche parola, cosa che ha fatto commuovere il tenore. Prima di tutto la D'Urso ha voluto mandare in onda un video in cui Domingo duettava insieme allo scomparso Luciano Pavarotti. A proposito di quel concerto, Placido ha affermato che è stato uno dei concerti più emozionanti che abbia mai fatto, qualcosa che non si può più cambiare e che rimarrà per sempre nel suo cuore. A Domenica Live, anche Albano ha voluto fare una dedica nei confronti di Placido. Il cantante ha dichiarato che quando ha sentito cantare Placido ha capito tutti i suoi limiti, e ha augurato al figlio del tenore Placido Domingo e Lunga R di avere tutte le fortune del mondo per quanto riguarda la sua carriera. Anche Katia Ricciarelli non si è risparmiata nel ricoprire di complimenti l'ospite di Barbara D'Urso. Katia, precisamente, ha detto che era molto emozionata nel parlare con lui, e ha aggiunto di essere stata molto bene sul palco mentre insieme mettevano in scena l'Otello. Barbara D'Urso fa commuovere Placido Domingo, le dediche dei suoi colleghi. La Ricciarelli da Barbara D'Urso ha continuato affermando che non ha mai conosciuto un cantante come Placido Domingo, il quale sul palco non abbandona mai il personaggio che interpreta, e ha terminato dicendo che si è sentita onoratissima nell'essere stata la sua prima Desdemona. Ascoltate queste parole, Placido è scoppiato a piangere, ma le emozioni non sono finite. Infatti un altro video ha fatto commuovere il tenore. Precisamente è stato il secondo figlio di Domingo, Alvaro, a voler parlare al padre. Alvaro in diretta nazionale a Domenica Live ha ammesso di essere fiero di avere come padre un cantante così famoso ed apprezzato, e ha augurato al fratello di avere lo stesso successo di Placido. Infine, anche Andrea Bocelli ha voluto salutare l'amico tenore. Da Barbara D'Urso Placido Domingo ha chiesto come stesse Andrea in seguito alla caduta da cavallo e ha promesso di andare presto a trovarlo.